Bene, grazie. Grazie al dottore. E siamo giunti ormai alla conclusione. Volevo fare un discorsino veloce, due pagine, poi concludiamo. Promesso. E, tra l'altro, a fine manifestazione, comunque quando finiamo andiamo, siete tutti invitati a mangiare qualcosa, andiamo a mangiare qualcosa tutti insieme. Con gli studenti facciamo una mini riunione così veloce, una pre-plenaria, se così si può dire, Veronica, eh? Ok, allora noi qua nel Padovano abbiamo tante associazioni, tante organizzazioni, siamo tanti gruppi e quindi cerchiamo di collaborare. Per esempio anche oggi si parlava perché non abbiamo partecipato il sabato, invece abbiamo fatto domenica, ma noi eravamo presenti anche ieri, noi siamo sempre presenti, non ci siamo separati da nessuno e siamo in collaborazione con tutte le organizzazioni che collaborano con noi e che lottano contro il Green Pass. A proposito, ho fatto un discorso così, magari che possa servire a tutti quelli che sono con noi, come per esempio Scuola Libera, come per esempio il professor Spano, il tavolo del coordinamento cittadino che sta nascendo, ma per esempio anche con Veneto No Green Pass. Noi non chiudiamo la porta in faccia a nessuno e cerchiamo di collaborare in una politica neutrale, come abbiamo sempre fatto, continuiamo a cercare di farlo e di portare il dialogo tra le organizzazioni. Su questo volevo riportare un po' un discorso sulla storia. Io studio storia, quindi vado a parare sempre lì, insomma. Un tempo lontano in cui il sentire della gente comune percepiva il proprio presente come frutto di incontro e scontro tra uomini e dei, la Grecia antica era in conflitto costante. Le polis lottavano per l'istmo di Corinto, per il santuario di Delfi, per il dominio sul Peloponneso, per il controllo delle umide vie del mare sulle coste dell'Attica. In quel tempo Sparta era in guerra con Argo, Argo con Atene e Corinto, Megara con Atene e Atene con Egina. Ogni città era in lotta con il proprio vicino ed eserciti di uomini valorosi si decimavano l'un l'altro per orgoglio aristocratico, per interesse di parte. Ma a un certo punto tutto cambiò. Una minaccia esterna venne da Oriente. Nel 1490 il re dei re, il re Dario, re dei persiani, piombò sulla Grecia. Le polis si unirono in quel caso. I conflitti interni all'Ella determinarono e un pugno di città riuscirono a sconfiggere l'esercito di gran lunga più numeroso e il più pericoloso mai visto. I greci impararono molto dalle guerre persiane. Con quella vittoria sui persiani si aprì l'età classica, l'età dello splendore culturale, dell'espansione commerciale. Atene, all'interno della anche ad Atene, per esempio, c'era all'interno della sua città c'erano varie correnti di pensiero. C'era una corrente di pensiero che per esempio era a favore della continua collaborazione con Sparta, quindi di mantenere questa alleanza con Sparta, nata contro i persiani, e un'altra corrente invece che era antispartana. Queste correnti portarono alla stasis. Emerse la corrente filospartana, inizialmente di Cimone, che voleva mantenere l'alleanza, ma poi con Efialte e Pericle, i fautori della democrazia ateniese, la politica virò e andò contro Sparta. Questi ultimi vinsero infatti la guerra e la Grecia conobbe di nuovo la guerra del Peloponneso, dalla quale Atene uscì militarmente annientata nel 404. La storia insegna, ma non ha scolari, diceva Gramsci. Noi invece, grazie ai testi degli intellettuali del passato, grazie ai professori liberi di oggi che come oggi ci hanno affiancato e ci affiancano e cerchiamo di essere sempre scolari attenti e studenti diligenti, a noi la storia insegna che le comunità di uomini hanno sempre conosciuto scontri, incontri, conflitti interni ed esterni. La nostra società europea e occidentale nasce dall'incontro, ma anche dallo scontro con il diverso. Inizialmente gli antichi greci avevano il persiano, per esempio, poi è stato il barbaro germanico, dopo è diventato l'arabo islamico, poi è diventato l'eretico dal credo riformato, e dopo l'indiano dell'America e poi l'asiatico giallo. L'incontro porta o al dialogo o al conflitto tra le parti, dove e quando o quanto convenga usare l'uno o l'altro dovremmo averlo capito noi ormai oggi. Noi studenti siamo coscienti dell'importanza dello studio, dell'osservazione critica, dell'analisi scientifica,
fatta con testa. Per poter comprendere il contesto in cui ci si trova, oggi si sta avvolgendo una notte oscura sopra il nostro cielo. La discriminazione con forza di legge e la riduzione dei poteri legislativo del Parlamento in virtù del potere esecutivo del governo sono riapparse nelle nostre società democratiche dopo più di 70 anni. Questo vuole essere un appello a tutte le forze e organizzazioni cittadine qua di Padova, apartitiche e indipendenti. Togliamo i conflitti e gli interessi personali e uniamoci. È un appello alla classe operaia, agli artigiani, agli impiegati, agli imprenditori, ai commercianti, ai ristoratori. Apriamo il dialogo e creiamo un solo fronte comune, compatto. Se saremo uniti, vinceremo contro un nemico di gran lunga più forte e più numeroso. Ma questo è un appello anche al pensiero comune che vede in noi un diverso, una minaccia. Non scegliete il conflitto, dialoghiamo, riportiamo il dibattito democratico, libero dalle paure e dagli stati di emergenza autoritari, riportiamo il diritto e il pluralismo nelle nostre città e nei nostri cuori. Grazie a tutti. Ok, io qui ufficialmente vi saluto, però prima di salutarvi vorrei fare dei ringraziamenti davvero davvero importanti. Innanzitutto grazie agli studenti che sono venuti, chi da lontano, chi da più vicino, ma comunque esserci non è facile, perché scendere in piazza oggigiorno, lo vediamo, vediamo i nostri compagni che molti non hanno il coraggio, e soprattutto per noi giovani che non siamo abituati a lottare, che ci siamo trovati in una... Prima un giornalista mi ha intervistato e questo è il mio pensiero. Noi di oggi, generazioni moderne, diciamo, ci troviamo tanti diritti, ci siamo trovati tanto benessere e molti, non possiamo dire noi, ma comunque molti di noi, dei nostri compagni, hanno deciso di vendere questi diritti conquistati dalla resistenza e conquistati e scritti nella Costituzione, hanno deciso di venderli in nome di un Aperol Spritz, di un ristorante, in nome di andare a divertirsi con i compagni. E questo noi dobbiamo essere orgogliosi, ragazzi, perché noi invece siamo, guardiamo in faccia tutti i ricatti che ci vogliono sottrarre, ci vogliono togliere i diritti, noi decidiamo di perderli, ma manteniamo la libertà. Orgogliosi di essere qua, grazie. E... Libertà! 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 In particolare vorrei ringraziare i ragazzi, i miei compagni, gli studenti qua contro il Green Pass dell'Università di Padova. Io vorrei ringraziarli veramente di cuore perché ogni giorno ci confrontiamo, ogni giorno ci sono e non è facile. Ci vediamo in assemblea, 4 ore di assemblea, eppure continuiamo e non ce ne andiamo e andiamo avanti e parliamo e cerchiamo di trovare le soluzioni migliori. Tante volte anche discutiamo in maniera accesa, però restiamo lì e discutiamo. È veramente un profondo grazie a questi ragazzi che, nonostante i 20 anni, la loro età giovane, comunque sono pronti a lottare, a perdere anche tanto tempo che a volte pare di inconcludente, ma non è mai inconcludente, perché comunque, anche se tante volte arriviamo alla serata che magari siamo stanchi, esausti, però comunque ci siamo e proviamo, e noi ci proviamo a contrastare un sistema che, io lo dico sempre, non è facile. Cioè, ragazzi, noi ci troviamo qua in 2 mesi, ci siamo costituiti in 2 mesi, voglio dire, grazie al movimento di studenti contro il Green Pass, ma stiamo lottando contro delle istituzioni e uno Stato che ha 70 anni. Voglio dire, complimenti. Vorrei ringraziare innanzitutto Katia del nostro gruppo di Padova, perché si è occupata dell'energia elettrica, si è occupata di contattare il comune, che poi alla fine abbiamo preso il generatore, ma comunque per il suo impegno vorrei ringraziarla, per quello che fa nel gruppo legale. Vorrei ringraziare Vanessa per quello che ci mette, per il suo impegno nel gruppo legale. Vorrei ringraziare Esther, la nostra ricercatrice di lettere, che
c'è sempre con grande impegno e aiuta i ragazzi del gruppo mediatico del controinformazione e è sempre pronta a darci una mano e non mollare mai, sempre pronta con un consiglio buono. Vorrei ringraziare Matteo, il nostro supporto tecnico, l'assistente di tutti i problemi, lui risolve i problemi quando ci sono problemi, Matteo. E vorrei ringraziare Gaia per i volantini, la grafica, la propaganda del gruppo propaganda. Grazie. Vorrei ringraziare Giulio, il nostro diplomatico. E bravo Giulio! Grande, grande Giulio, grande organizzatore, instancabile. Forse adesso però deve andare a riposo perché dovrà studiare, si prende qualche giorno. E grazie di esserci. Ringrazio Filippo, Nino, coordinatori molto responsabili, Francesco, il nostro tesoriere che non manca mai, c'è a tutte le manifestazioni, tutte le assemblee, c'è sempre, non manca mai questo ragazzo. Grazie. Grazie a Giovanni, Anna, le nostre due Anne, Martin del gruppo mediatico, della controinformazione, per i volantini, per la propaganda che fanno. Vorrei ringraziare Diego, il nostro porto reporter. Ringrazio Davide, Alessandro, Martina del gruppo scientifico per i loro articoli, per il loro impegno. Lisa, Lia, Matilde, Gabriele, gruppo artistico e tutti i ragazzi del gruppo di Padova, grazie di esserci, continuiamo a lottare, continuiamo così, grazie. E grazie anche a Veronica per aver acceso la miccia. Esatto, grazie a Veronica. E noi ringraziamo Massimo per averci portato fino qua. Grazie a tutti.